anche il Policlinico di Messina tra i presidi sanitari finanziati in Sicilia dalla Regione. La giunta Schifani ha deliberato la riprogrammazione delle risorse previste dal programma straordinario di interventi finanziato con fondi statali del Cipe e cofinanziato con risorse regionali. Il totale degli investimenti nell'isola ammonta a 958 milioni di euro. Nello specifico il piano che sarà valutato adesso dal Ministero della Salute prevede 364 milioni per la realizzazione del nuovo ospedale civico di Palermo, 348 milioni per il nuovo Policlinico del Cap Capoluogo siciliano e 240 milioni per la costruzione del nuovo polo onco-ematologico Palermo Nord. Infine, ulteriori 6 milioni di euro in aggiunta ai 20 già precedentemente assegnati serviranno per far fronte all'adeguamento strutturale, impiantistico e architettonico dell'ospedale Ingrassia. La Giunta ha dato inoltre mandato all'assessore regionale alla salute di programmare la spesa di 22 milioni di euro per l'efficientamento energetico del policlinico di Messina relativamente a sali operatorie e reparti ad alto consumo di energia, fondi che si aggiungeranno i 34 milioni già assegnati per interventi di manutenzione straordinaria. La riprogrammazione approvata dal Governo regionale si legge consentirà la creazione di centri di alta specialità con ricadute positive in termini di miglioramento della qualità assistenziale, anche in relazione all'esperienza maturata durante la gestione dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Le nuove realtà, infatti, oltre ad essere realizzate nell'ottica dell'efficientamento energetico e nel rispetto delle norme a tutela dell'ambiente e del paesaggio, saranno dotate di tutto quanto necessario per affrontare eventuali nuove ondate pandemiche. Sempre nella riunione di oggi è stato approvato il conferimento dell'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell'assessorato della salute a Salvatore Iacolino, già commissario straordinario del Policlinico di Palermo.